sparking the irons, marching the Zion. You know how Nas be, NYC state of mind. I'm in this world of calamity, dirty looks and judges and jealousy, and police way abuse their authority. Mercoledì 27 di aprile, questa è sempre Zion Home. Questa sera puntata speciale per una cosa molto particolare che era tanto tempo che volevamo fare qui a Zion. Innanzitutto saluto gli ospiti, partiamo da Giulio, buonasera. Buonasera, grazie. Buonasera a tutti. Greetings. Grande. Yes. Grazie di essere venuto qui, questa sera sarai uno dei protagonisti di questa nostra puntata speciale. Intanto c'è Simone Zmo che in veste di fotografo, ci piace tantissimo. Mr. J qui alla mia destra, in qualità di supporter ufficiale numero uno di Zionet. E il buon Lorenzo Superman ai controlli di questo treno che viaggia veloce. Comunque, questa sera parleremo di un evento che è storico, molto molto importante. Si chiama La Visita, poi magari un po' l'avete seguito in questi giorni. Lo voglio un po' annunciare, noi nel frattempo facciamo venire la curiosità ai nostri ascoltatori. Cioè, di cosa parleremo questa sera? Assolutamente sì. Beh, questa è una settimana speciale in Giamaica e un po' in giro per tutto il mondo nel panorama Rastafari. Tra le varie comunità, perché? Perché si celebra il 21 di aprile, è stata la ricorrenza dei 50 anni della visita di Haile Selassie I in Giamaica, quindi è il Golden Jubilee, sono 50 anni dalla visita di Haile Selassie I a Kingston, che appunto avvenne 21, 22 e 23 di aprile 66. E quindi stasera vedremo un po' che cosa è successo in quei tre giorni e perché è così importante per il messaggio, la cultura Rastafari, giusto? Yes, detto chiaro, bene. Chiarissimo. No, perché lui è professional, noi no. Certo, certo. E io ricordo intanto che potete sia ascoltarci via radio, come state già facendo magari in tanti, e sia da quest'anno vederci in video streaming. Basta cliccare sul pulsante video di radiofonica.com. Ringraziamo l'officina musicale che ci manda in onda e Radiofonica. Io direi di passare un primo pezzo per riscaldarci un po' e poi parte questo viaggio nel 1966. Intanto partiamo bene con Toots and the Maytals. Questa è Rasta Man. Boom.
Negos, Negos, just as Christmas. Questo è bello, se lo dice Simone allora è vero. Questi erano Toots and Mitals, abbiamo scelto una selezione abbastanza a tema e poi nel corso della puntata una volta nella vita sentirete tantissimi sottofondi molto interessanti, qualcuno ve la faremo ascoltare per intero, ma intanto io lascerei la parola a Giulio e capiamo, diciamo, questa puntata speciale, facciamola partire a questo punto, direi assolutamente, no? Sì, la visita. Dai. Vai. Bello titolo, emblematico. L'ho fatto così. Ci voleva. Voglio ricordare una cosa, prima che inizia tutto, che questo è uno speciale che in realtà non finirà con questa puntata, esatto, perché ce ne saranno altri, poi vi faremo sapere le modalità, comunque sempre via radio. Ovviamente a casa vostra vi daremo la possibilità di ascoltare il podcast, poi questa è la prima di queste quattro puntate che ci siamo prefissati e a breve insomma vedremo altre informazioni. Intanto partiamo con la prima, la vai, visita. Vai, benissimo, benissimo. Come dicevo, stanno celebrando in tutto il mondo, Giamaica, ma non solo, in Africa, in America, Londra, qui anche. Perché? Perché Haile Selassie I, appunto, va in Giamaica a visitare la nazione. Haile Selassie I è ovviamente una persona che a livello storico è molto importante, notevole, sicuramente per i Rastafari in maniera particolare, perché non è... è una persona, è la fonte di ispirazione del movimento Rastafari, sì, mettiamola così. Poi piano piano durante la puntata andremo sempre più a fondo. Nonché è imperatore d'Etiopia, l'imperatore d'Etiopia, il 225esimo discendente da re Salomone, perché appunto l'impero d'Etiopia a cui Haile Selassie era capo discendeva direttamente da re Salomone e re Davide, i due noti re biblici, sì. Quindi l'arrivo di Haile Selassie in Giamaica e nei Caraibi capiamo che ha avuto un eco non indifferente. Vogliamo capire il perché di tanta venerazione da parte, cioè chi è che poi ha pensato, diciamo, di integrarlo, e poi questo ce lo spieghi tu magari. Assolutamente, guarda, pensiamo innanzitutto che era la prima volta che un capo di stato africano, ovviamente anche etiope, andasse a fare visita ai Caraibi. Cosa successe? Che nel 1965 il primo ministro di Trinidad e Tobago, Sir Williams, era stato invitato in Etiopia come ospite ufficiale per ricambiare questa occasione. Aveva invitato Haile Selassie I a fare visita a Trinidad e Tobago e accetta l'imperatore d'Etiopia Haile Selassie I di andare nei Caraibi per appunto fare il primo viaggio di un capo di stato etiope nei Caraibi. Il viaggio comprendeva Trinidad, Tobago, Barbados, Haiti e la Giamaica. Quindi Haile Selassie arriva in Trinidad il 18 aprile del 66, fa un giro dell'isola, viene ricevuto ovviamente dalle persone in maniera molto molto calorosa. Sono dei video fantastici. Sono, no? dei video... Dopo pochi giorni, esattamente il 21 aprile, Haile Selassie arriva in Giamaica. E questo è un evento che appunto è quello che affronteremo in questa puntata, è quello di cui parleremo proprio oggi. Da allora è una ricorrenza fissa e immancabile per chi... Guarda, è una ricorrenza così importante che le viene assegnato un nome suo proprio. Cioè nella liberty Rastafari, nella mentalità Rastafari, nella pratica di vita, la pratica di fede Rastafari, il 21 aprile 66 è ricordato come Ground Nation Day, quindi è un nome proprio suo, un nome spirituale, diciamo, affidato dai Rasta a questo giorno così importante che viene chiamato Ground Nation Day. Perché? Perché appunto l'imperatore d'Etiopia arriva in Giamaica e conferisce ai Rasta finalmente quella libertà, quella capacità anche di espressione che aspettavano da tanto tempo. Ricordiamo che erano proprio ai margini della società in quel periodo, cioè che se la passavano bene, insomma, stiamo parlando degli anni 60 e c'era molta discriminazione tra l'altro tra neri, cioè nel senso in Giamaica c'era una classe che poi non erano i ricchi, erano semplicemente quelli che pensavano
che chi fosse Rust, insomma, aveva qualcosa che non andasse per la società moderna che volevano costruire, giusto? Un po' questa assolutamente, era la rivalità. Assolutamente. Ricordiamoci che c'era un proverbio in Giamaica, e questo ce lo riportano gli anziani Rastafari, che diceva: if you're black, you stay back. If you're brown, you stick around. If you're white, you're alright. Quindi, se tu sei nero, certo, devi stare proprio indietro. Se tu sei marrone, ok? Quindi mulatto, mixed race, ok, ti puoi far vedere. Se sei bianco, ok, allora va bene. Quindi, certo, capiamo su quale base era costruita e governata la società giamaicana post-coloniale. Perché la Giamaica è diventata indipendente nel 62. Ora siamo nel 66, Haile Selassie appunto viene a visitare questa terra così piena di conflitti, così piena di contraddizioni, da una parte il paradiso in terra, pensiamo alle spiagge, alla terra, certo, fertile, pensiamo ai panorami mozzafiato, dall'altra parte la Giamaica era il posto che ospitava città come Port Royal, che vengono ricordate come the wickedest city in the world, la città più cattiva del mondo. Perché? Perché in Giamaica venivano praticamente venivano fatti sbarcare gli schiavi e venivano poi smistati in tutto quanto il nuovo mondo, certo, ok? Quindi gli schiavi che arrivavano direttamente dall'Africa occidentale, che se noi visualizziamo davanti agli occhi, ok, il planisfero, se vai dritto dall'Africa occidentale arrivi in Giamaica praticamente. Da lì, certo, gli schiavi arrivavano a Port Royal, quindi immaginiamoci quale brutalità ci fosse in posti come questi, e da lì poi venivano smistati Brasile, tutti quanti gli altri, Sud America e tutti gli altri posti dove adesso noi troviamo popolazione nera di discendenza africana. Prima facevano capo in Giamaica. Certo, la famosa diaspora, cioè questa la schiavitù proprio del popolo da parte dei colonialisti per sviluppare nuove fonti, insomma, di reddito nelle Americhe, e uno di questi erano proprio i campi. Da lì nasce un sacco di roba, da questa storia qua, del popolo nero che viene trascinato via dalla propria terra d'origine. Tra l'altro leggevo oggi tantissimi, i numeri sono veramente alti, le persone che sono morte durante questi tragitti, comunque erano, insomma, non credo viaggiassero in prima classe, sicuramente. E quindi... scusa, ho interrotto perché era interessante, insomma, ragionarci. Vi ricordo che se volete potete farci delle domande, possiamo, insomma, dialogarne insieme. Giulio è molto disponibile, insomma, anche le curiosità, perché poi questo è un tema che va trattato, perciò avremo più puntate, no? per descriverlo. Quindi dicevamo, arriva in Giamaica l'imperatore, the King of Kings. The Lord of Lords, The Conquering Lion, c'è the una tribe bella, of Judah. C'è una bella descrizione che il giornalista che fa il documentario sull'arrivo e ti fa tutti gli appellativi, molto molto figa. Cercate tra l'altro queste cose su YouTube, perché si trova. Insomma, a prescindere da tutto, sono delle cose storiche, di origine storica, molto interessanti. Quindi che cosa succede? Beh, innanzitutto c'è da capire perché c'è questa risonanza alla visita di Selassie in Giamaica, ok? Che è maggiore di quella di Trinidad, maggiore di quella di tanti altri posti. Haile Selassie è stato il capo di Stato africano che ha viaggiato di più nella sua carriera, ok? Ma in Giamaica la cosa è diversa. Perché? Perché in Giamaica c'era la particolarità dei Rastafari, della fede Rastafari. La fede Rastafari si incentrava e si incentra tuttora, ovviamente, essendo viva e vegeta, sulla concezione che Haile Selassie sia divino. Quindi questa è la particolarità. Non era come tutte le altre visite di Stato, ma i Rasta credono che Haile Selassie sia Dio in terra, precisamente il Cristo tornato nella sua seconda venuta. Le profezie dicevano che Gesù Cristo sarebbe dovuto tornare dopo 2000 anni con un nome nuovo, non sarebbe stato più l'agnello per il sacrificio, ma sarebbe stato il leone conquistatore della tribù di Giuda, così come dice il libro dell'Apocalisse, il re dei re, il signore dei signori, l'eletto di Dio. Quindi il Cristo nella sua personalità regale. I Rastafari in Giamaica all'inizio degli anni 30 avevano avuto questa rivelazione, erano andati a studiare le scritture e avevano trovato nelle profezie
che si parlava appunto di un Cristo nero che sarebbe dovuto tornare con queste caratteristiche. Ecco, il 2 novembre 1930 ad Addis Ababa, la capitale dell'Etiopia, viene incoronato Haile Selassie I con questi titoli. E si sa che il Cristo sarebbe dovuto discendere dalla casa di Davide, quindi dalla stirpe di Giuda. Come ho detto all'inizio, Haile Selassie I è il 225esimo discendente della dinastia di Davide, da Davide e da Salomone. Quindi ecco, gli anziani Rastafari, i primi patriarchi, hanno incominciato un po' a fare 2 più 2. Da una parte le profezie, da una parte i titoli dei giornali, Bibbia e storia contemporanea, hanno sentito, anche a distanza tra di loro, ok? Hanno sentito dalla rivelazione che Haile Selassie era il Messia. Il Messia nero, arrivato a redimere il popolo che aveva sofferto 400 anni di schiavitù, così come 400 anni era stato il popolo in schiavitù nell'Antico Testamento. Quindi ecco, era come se le caselle venivano cliccate, certo, una dopo l'altra, e non erano coincidenze, ma agli occhi degli anziani Rastafari queste erano le profezie che venivano a compiersi. Ecco, nel 1966, quando incomincia a diffondersi la notizia della visita di Selassie in Giamaica, possiamo immaginarci quale stupore e quale attesa aveva provocato. Certo, molto molto interessante, perché giustamente se tu credi in qualcosa e credi che quello sia il Dio che lo rappresenti, quel qualcosa, e te lo vedi arrivare, cioè, capito, è un po' una cosa strana, cioè, io mo la butto così, per diciamo, la rendo come avremmo detto qui a Zaio, detto tra di noi, alla cazzo, cioè, di cane, sì, in un senso un po' più leggero, ma è quello il concetto. E parlando poi in altre occasioni con te, dicevi che giustamente per loro, che la vedevano come una divinità, vederlo poi in carne ed ossa, sta avuto un po' di risvolti non proprio così, diciamo, aspettati da parte di chi poi l'aveva invitato, in realtà, ah, certo, il governo, eccetera. Ma ci arriveremo sicuramente. Ci arriveremo, assolutamente, assolutamente. Quindi lo stupore di tutti. Che cosa succede? Lui passa 3 giorni praticamente sull'isola. Lui passa 3 giorni. Considera che si aspettavano una visita ufficiale, ma allo stesso tempo i Rastafari in Giamaica si aspettavano un evento biblico. Cioè, noi stiamo parlando appunto di Dio che viene a visitarti, quindi non è soltanto una visita diplomatica, sì, ok? Quindi stiamo parlando di un evento senza precedenti per la Giamaica, sia per i Rasta che per i non Rasta anche, perché comunque per 40 anni anche i non Rasta, cioè, si erano sentiti parlare del Dio dei Rasta, certo, quindi gli era venuta anche una certa curiosità, gli era venuto un interesse, anche se è un dire, ma questi hanno ragione o no, ma sono dei folli, eh? Quindi era molto più che una visita ufficiale di un capo di Stato, anche perché secondo me è importante fare anche un attimino il punto della situazione, come se la passavano i fratelli e le sorelle Rastafari in Giamaica al tempo, perché stiamo parlando degli anni 60, siamo a metà degli anni 60. Ecco, i Rasta, noi adesso quando pensiamo a Rastafari pensiamo al reggae, pensiamo alla Giamaica, all'Africa, al re golden green, verde, giallo e rosso, abbiamo l'immagine appunto del Rasta senza tante censure. Sì, moderno. Senza censure, sì, bene o male, se tu ti vuoi, sì, beh, se ti vuoi, non so, interessare, vai su YouTube, vai su Wikipedia, trovi tante cose, ci sono dei libri, c'è una diffusione, no? C'è comunicazione. Ecco, al tempo era esattamente l'opposto. I Rastafari erano gli outcast, erano i reietti della società, erano gli ultimi, erano considerati illegali, erano considerati uno scandalo. I fratelli e le sorelle Rastafari non potevano passare per le strade principali. Perché? Perché altrimenti sarebbero stati presi a pietrate, o sarebbero stati presi a bastonate, insultati, portati dalla polizia, dalle autorità. Non erano per niente accettati. Il Rastafari che si faceva vedere con la chioma incolta, con i dreadlocks, ok? Che adesso sono diventati anche una moda in certi ambienti. Ma i fratelli e le sorelle Rastafari per i dreadlocks hanno patito, sono stati anche brutalizzati, torturati.
per affermare questo, che poi è un voto biblico, no? È una cosa di ispirazione biblica, non una tendenza o un'acconciatura soltanto. Quindi il Rastaman veniva chiamato il Black Heart Man, cioè l'uomo nero che scendeva dalle colline, l'uomo dal cuore nero, perché parlava di Africa, parlava di profezie, parlava di redenzione, suonava il tamburo e cantava questi canti che le persone non riuscivano bene a capire cosa intendesse. Parlava del Messia nero, ok? E di conseguenza si era creata questa immagine anche coperta di timore, di una riverenza che però, siccome non riesci a capirla, allora l'affronti con l'accusa, no? È un po' così, le persone a volte quando non riescono a comprendere bene una cosa attaccano per evitare di essere attaccati. Certo. Il Rastaman era la vittima, era il capro espiatorio, spesso in tante dispute, in tanti conflitti il primo a cui si dava la colpa era il Rastaman. Si diceva che i Rastaman mangiassero i bambini, che facessero cose magiche, stregonerie, tutte quante questa roba che Babylon metteva su praticamente. E quindi siamo davanti a una situazione in cui i Rasta sono emarginati, sono discriminati, non vengono accettati, appunto, non possono passare per le strade principali, non possono trovare lavoro, vivono quindi ai margini della società, vivono di poco, sono persone molto semplici, spesso anche povere, perché comunque hanno scelto una vita spirituale basata su dei principi. Però il conflitto con la società è assolutamente acceso. Molto interessante. Io direi di fare una pausa, vogliamo sentire un primo pezzo. Vai. Perché Giulio ci ha fatto anche una selezione musicale ad hoc. Il primo pezzo lo vuoi annunciare tu? Yes. Non so perché. Vai. Vabbè, abbiamo detto esattamente il contrario prima di andare in onda. Prima, esatto. Ve lo facciamo prima va sentire. Meglio Zionet. Meglio Zionet, un po' confusionario. Già Pretty Face. Sì, alziamo a bomba il volume, poi rientriamo, lo commentiamo insieme e continuiamo questo viaggio. Fateci sapere che cosa ne pensate, scriveteci sulle nostre pagine o sul link alla diretta. Ciao. Ciao. Yo. Ciao. Già Pretty Face, Joseph Hill and Culture. Questo è uno dei pezzi che Giulio ha scelto per la selezione. Adesso ci commenterà
un minimo, insomma. Praticamente gli facciamo fare tutto a lui. Sì, no, vabbè, noi ascoltiamo. È lui il master. E impariamo. Questo è un pezzo storico, Joseph Hill e Culture, già Pretty Face, e quindi si riferisce proprio al fatto che dice prepariamoci e andiamo a vedere il volto di Jah. Jah è il modo che usano i Rastaman per chiamare Dio, per definire Dio, perché è un'abbreviazione del termine Yahweh, che è appunto il nome biblico dell'Antico Testamento. Quindi ogni volta che sentite nelle canzoni reggae la parola Jah, significa Dio. Quindi Jah Pretty Face dice lui viene, è la radice di Davide, è il re dei re, il signore dei signori, il leone conquistatore della tribù di Giuda. È un inno appunto al fatto proprio che spiritualmente si incontra Rastafari, ma allo stesso tempo oggi parliamo di quando fisicamente i Rasta hanno incontrato Haile Selassie I, che poi è il nome originale, è proprio Rastafari. Rastafari è il suo nome prima dell'incoronazione. Ras è un titolo della nobiltà etiopica che significa capo del popolo. Il Ras si usa pure, è rimasto in senso, sì, a volte quasi dispregiativo, però è rimasto. Beh, come il capo, boss, sì, come il boss. Da noi sì. Un po' sì, si usava, vabbè, tanto è rimasto un po'. Ci sono tante cose che vengono poi prese così dallo slang comune, ma in realtà poi significano tutt'altro, magari, sì, no? Sì, sì. Il reggae ne ha di messaggi che vengono travisati, ma questo poi è ancora un'altra, altro speciale. Sì, un altro speciale. L'altro speciale. Dicevamo, siamo ancora in Giamaica 1966 e la condizione dei Rastaman non è proprio delle migliori. Assolutamente no, anzi è al picco della sua problematicità, direi. Nel 1963 c'è un'occasione tragica, tragicissima, uno dei punti proprio più alti di tensione tra l'establishment, tra il governo, la società e le autorità, quindi la polizia e l'esercito, e i Rasta dall'altra parte. C'è qualcosa che viene chiamato il Coral Garden Incident. Coral Garden Incident, aprile 1963, da una disputa, a un conflitto, un litigio tra dei poliziotti e un gruppo di Rastafari, praticamente ne deriva una vera e propria persecuzione che durerà 3 giorni. Sono i 3 giorni del weekend di Pasqua del 1963. Questa disputa, questo conflitto avviene il giovedì santo, quindi giovedì prima di Pasqua. A partire dal venerdì, quindi il giorno dopo, per 3 giorni, in Giamaica c'è l'ordine Bring the Rasta in, dead or alive. Quindi portateli in carcere, vivi o morti. C'è una caccia all'uomo spietata contro tutti quanti i Rasta o coloro che sembravano Rasta. Perché magari non è detto che lo fossero. Le autorità... Il capo della polizia dice prima sparategli e poi chiedete. Siamo alla brutalità della... L'esercito scende in strada, vanno a cercare i Rasta in tutte quante le città, paesi, fuori in campagna, nei bush. Alle persone, quindi alla società civile, viene promessa una ricompensa qualora avessero condannato o riportato che lì c'erano i Rasta che si nascondevano. Quindi se tu portavi un Rasta, se tu venivi da me che ero il poliziotto e mi dicevi guarda lì c'è un Rasta, io ti davo dei soldi. Pensiamo che livello. Centinaia e centinaia di fratelli e sorelle vengono torturati, brutalizzati, uccisi, donne, uomini, bambini, tutto. Quindi è il governo giamaicano spietatamente contro il movimento Rastafari, vuole eliminarlo. Ok? È un'occasione, questo del Coral Garden Incident, è un'occasione per levarsi di mezzo il movimento Rastafari, che era assolutamente scomodo, che era inopportuno, che era tutto ciò di cui il governo e l'establishment giamaicano non avevano bisogno. Era tutto l'opposto di quello che loro predicavano e facevano. Quindi nel 63 c'è questo
in questo episodio tristissimo. Il governo pensa di aver spezzato le gambe a Rastafari. Invece non è così, nonostante le morti, nonostante le brutalizzazioni, migliaia di Rasta, di nuovi fratelli e nuove sorelle, abbracciano la fede dopo il Coral Garden Incident. Il governo rimane strabiliato a bocca aperta. Adesso che pensava di aver posto fine al movimento Rastafari, i Rastafari invece spuntano come funghi. Colline, in città, nelle periferie, dappertutto. Quindi la tensione non scende, sale ovviamente. Il governo è ancora arrabbiato, è frustrato, perché è stato anche sconfitto in un certo senso. Ok? Quindi abbiamo testimonianze da parte degli anziani che ci raccontano quello che succedeva nelle celle, come venivano presi questi Rasta, insomma le dinamiche di questo Coral Garden Incident. Siamo nel 1963, capiamo che la notizia della visita di Haile Selassie nel 1966, quindi 3 anni dopo, porta un'eccitazione tale, anche perché proprio viene per riscattare i fratelli e le sorelle dopo questa sofferenza. Cioè i Rasta avevano paragonato il Coral Garden Incident e questi 3 giorni di brutalizzazioni, che sono state chiamate il Bad Friday invece del Good Friday, perché in inglese il Venerdì Santo sarebbe il Good Friday, si chiama, no? Invece loro l'hanno ribattezzato il Bad Friday. Quindi dopo questo Bad Friday, dopo tutta quanta questa sofferenza, i fratelli dicono: ok, sta venendo il Messia a redimerci, a salvarci, cioè sta venendo a consolarci, finalmente l'abbiamo chiamato, l'abbiamo aspettato, abbiamo sofferto, ma ecco, sta arrivando la nostra ricompensa. E questa è la luce in cui viene vista la visita di Selassie in Giamaica. Molto molto interessante, ragazzi, che dire. E boh, io rimango un attimo subito. Voglio ricordare una cosa: voi queste cose le avete già sviluppate nell'arco del tempo anche in progetti con le scuole qui a Perugia, e praticamente facevate la stessa, raccontavate un po' di aneddoti, di storia di queste cose. Quindi ricordiamo che come siete anche un'associazione culturale, tra l'altro all'inizio puntata non l'ho detto perché ero preso da vergognati, no, vabbè, lo diciamo, Youth of the World, giusto, abbiamo tra l'altro partecipato da pochissimo a una cena con i ragazzi qui, con Giulio, Mr. J al Morlacchini, molto figa anche la cosa. E dicevo, questo progetto che state portando avanti è proprio per descrivere queste cose, per farlo sapere. Io ti volevo fare una domanda così extra, diciamo, percorso che ti eri preparato tu. Volevo sapere un po' di numeri. Cioè, allora, nel 1930, se non sbaglio, nasce questa fede, giusto? Questa religione, a tutti gli effetti, in realtà, per chi poi segue. E da lì, più o meno al 1960, poi quando è successo tutto questo, si stimava, diciamo, più o meno la popolazione che seguiva la religione Rastafari? Tu lo sai un po'? Guarda, è difficile da dire, perché appunto i Rastafari a tutto pensavano meno che a contarsi. Quanti siamo? Ah, però vabbè, perché capire un po' l'entità poi della cosa, chiaro, per quante chiaro, persone chiaro potevano starci dietro, ecco. Guarda, si dice che alla visita di Selassie in Giamaica nel 66 ci fosse più di 100.000 persone come Rasta. Sì. E oltre a questo c'era la popolazione anche non Rasta, i giamaicani. Certo. Quindi siamo a numeri, sono indefiniti, ma sono sicuramente alti. Non è mai stato fatto un censimento vero e proprio dei fedeli Rastafari. Adesso, tantomeno allora, quando appunto i Rasta pensavano prima di tutto a sopravvivere. Certo. Cioè, e poi a mantenere viva la propria fede anche. Quindi, come numeri, le stime ci parlano, ecco, di più di 100.000 presenti lì alla visita. Quel giorno. Io ti chiedo invece un passo ancora più indietro. Nasce nel 1930 la legione Rastafari, da chi più o meno? Due linee, così, tanto per inquadrare bene anche storicamente, insomma, la situazione. Certo. Guarda, direi che più che religione parliamo di un movimento spirituale, perché a volte per religione si intende
appunto una serie di precetti, di regole, un gruppo organizzato anche con una gerarchia sacerdotale, quindi una sorta di capo, poi sacerdoti. In Rastafari tutto ciò non c'è. Ci sono diverse organizzazioni, ma non sono organizzazioni, ecco, come una chiesa Rastafari. Non esiste un papa Rastafari, proprio perché si considera ogni essere umano come il tempio dell'Onnipotente, quindi come dimora in me, dimora in te, non necessariamente c'è bisogno di una struttura gerarchica, cioè sacerdotale, anche, capito? Alcuni sì, alcuni anche lo fanno, come nel Naya Bingi c'è la figura del priest, che appunto è colui che tiene le cerimonie, tiene quindi i canti quando si suonano i tamburi, è colui che legge le scritture, le interpreta anche, ok? Quindi è una sorta di pastore, di guida spirituale. Però non c'è questa cosa appunto del papa pontificato, non esiste questa struttura. Nel 1930 cosa succede? Che Haile Selassie viene incoronato in Giamaica, in Etiopia, ma in Giamaica gli anziani Rastafari, appunto ricercando nelle scritture, arrivano a capire che è lui. E stiamo parlando di poche persone, di pochi individui, ok? Abbiamo i primissimi Rastafari che ricevono questa rivelazione, cioè che arrivano a capire questa cosa anche separatamente l'uno dall'altro, in posti anche diversi della Giamaica, però hanno la stessa intuizione, diciamo. E poi quando si conoscono, si confrontano e dicono: oh, ma io anche io penso cosa. Questa cosa qua, anche io ho sentito questa cosa qua. Ed ecco che nasce il movimento Rastafari, perché loro incominciano a predicare proprio nelle strade. Leonard Howell, che da molti viene considerato il primo Rasta, è stato colui che tra i primissimi proprio ha ricevuto questa rivelazione e ha incominciato nelle strade a diffondere il messaggio che Rastafari era il Dio, il Messia, tornato per redimere the black people of the diaspora, quindi la gente nera della diaspora. Allora Howell e altri insieme a lui erano proprio come dei profeti dell'Antico Testamento, stavano proprio agli angoli delle strade e predicavano proprio alle persone, e in un contesto pieno anche di sofferenza come quello della Giamaica, queste persone riuscivano a dire le parole esatte per stimolare nel pubblico questa forza, forte attrazione, questa voglia di redenzione anche proprio, dovuta alla tanta sofferenza, dovuta alle tribolazioni, veniva appagata dal messaggio Rastafari, che era diverso dal messaggio cristiano al quale erano abituate, no, le persone della Giamaica. Ricordiamoci che la Giamaica è il posto sulla terra con il più alto numero di chiese per chilometro quadrato, quindi non è gente che non conosceva la religione, cioè i giamaicani molti proprio conoscono la Bibbia a memoria, capito? In questo contesto gli arrivava questo messaggio nuovo di redenzione che non era più centrato sull'immagine del Cristo biondo con gli occhi azzurri, quindi europeo, coloniale, schiavista, ma è il re d'Etiopia, l'imperatore d'Etiopia, il Black Messiah. Questa immagine, questo messaggio ha sconvolto la Giamaica intera, e poi da lì è stato proprio come un fulmine che ha incominciato a illuminare tanti altri posti della terra, perché il movimento Rastafari è cresciuto e si è diffuso in tutto quanto il mondo soltanto alla fine dal 1930 ad oggi, insomma non è tanto tempo, certo, ed è già presente in tutti i posti del mondo, ai quattro angoli della terra praticamente. Ci sono stati alcuni personaggi che hanno contribuito, diciamo, a diffondere. Decisamente. Allora io farei un break, facciamo sentire proprio un pezzo, pausa, diciamo, a tema. Pausone. Ci ascoltiamo un super show di Bob Marley and the Wailers, già live, sempre solo su Zionel. Yes, I am. Children, yeah. Jah Jah live, children. Yeah.
Bob Marley and the Wailers, uno dei, diciamo, di quelli che il messaggio lo hanno diffuso, è come leggevo che da quando lui ha iniziato, insomma, a fare musica e a portare appunto il messaggio rastafariano, si è praticamente, c'è stata un'esplosione nel mondo proprio di, non so, come chiamare, un fenomeno in quel momento, un fenomeno così irruento, no? dei seguaci in senso buono, nel senso degli appassionati della cosa. E quindi, insomma, di questo poi parleremo. Lui anche era lì quel giorno, credo, no? Lui non c'era. Non c'era. Okay, quando His Majesty arriva in Giamaica, lui, esatto, va in America. Lui era in America, okay, per lavorare. C'è Rita, però. C'è Rita Marley. Esatto. Si dice che ci fu una conversazione in cui proprio Bob le disse a Rita di non perdersi questa occasione. Sì, c'è anche, sì, un'intervista, no, a Rita, che dice che quando Selassie era in Giamaica e passava con la macchina era come se salutava a tutta la popolazione, cioè come se, sì, lasciava. Vabbè, giustamente. Molti hanno dei ricordi anche molto molto personali, esatto, rispetto a quell'occasione lì. Ci sono tante testimonianze. Certo. Volevo soltanto sottolineare, perché abbiamo detto come l'arrivo di Selassie in Giamaica fosse atteso dai Rastafari, ma volevo anche sottolineare come era atteso dai politici giamaicani, dall'establishment. Molto interessante. Che è cruciale questa cosa qua. Cioè, il primo ministro e tutto quanto i vari politici, dignitari, chiamiamoli come vogliamo, si aspettavano che Haile Selassie arrivasse in Giamaica e rinnegasse la sua divinità, così che il movimento Rastafari potesse essere una volta per tutte smontato e proprio dissolto. Cioè, i politici si aspettavano, così come l'establishment e l'elite giamaicana, ben pensante, middle class, upper class, si aspettavano che arrivasse questo capo di stato etiopico e dicesse ai Rasta: siete totalmente nell'errore, state sbagliando del tutto, io non sono chi voi pensate. Così che i Rasta potevano mettersi mai nei capelli e dire: abbiamo sbagliato tutto. A questo punto perché continuare a stare insieme come movimento? Dissolviamoci, smontiamoci, andiamo ognuno a fare le nostre cose. Ecco, questa era l'attesa dietro questa visita. L'elite non vedeva l'ora che Haile Selassie arrivasse in Giamaica e gli dicesse, cioè, avete preso proprio un abbaglio. Non vedevano l'ora. Dice il giornale giamaicano anche, che praticamente The Star, un giornale importante in Giamaica, che la visita di Haile Selassie avrebbe dovuto dissolvere la convinzione dei rastafariani e che egli in realtà avrebbe rivelato che non era Dio. Quindi il movimento Rastafari si sarebbe sciolto. Ironia della sorte, cosa succede? Che Haile Selassie, quando arriva in Giamaica, fa tutto l'opposto di quello che l'elite giamaicana si aspettava. A parole, ma soprattutto nelle azioni, sconvolgendo totalmente le aspettative dei ben pensanti giamaicani, ma anche inglesi, Commonwealth e tutto quanto. E questa è stata la cosa che ha sconvolto sia i Rasta che i non Rasta, perché quando arriva questo capo di stato, l'imperatore d'Etiopia, fa tutto quello che loro non si aspettavano. Quindi è importante anche sottolineare questa cosa qua per capire anche proprio l'impatto di questo evento. La notizia si diffonde, i Rasta incominciano a prepararsi da settimane e settimane prima per questo evento qui. Accorrono all'aeroporto, appunto, abbiamo detto prima, 100.000, forse di più, tantissime persone. C'è chi
c'è andato con i camion, si organizzavano i fratelli e le sorelle con i camion, salivano tutti quanti dietro, boom, e venivano portati a Kingston. Cioè i Rasta in Giamaica vivono in cima alle colline, alcuni in posti sperduti nel bosco proprio, in mezzo alla foresta. Cioè non stiamo parlando di persone che tutte quante vivono proprio in mezzo alle città, capito? Quindi tutti i fratelli e sorelle, cioè chi scendeva con i camion, chi scendeva a piedi, chi veniva con il mulo, chi ha camminato da Montego Bay a Kingston, e oggi ci vogliono 4 ore di macchina, cioè fratelli che hanno camminato, quindi chissà quanti giorni ci hanno messo, tappe su tappe, per arrivare in Giamaica, a Kingston, al Palisades Airport, ovviamente in anticipo, perché non è che poteva arrivare un evento del genere, certo, capito, al minuto certo, cioè lì sono arrivati giorni prima, accampati proprio, c'è la gente, lo vediamo dalle foto, sugli alberi, cioè era un'euforia generale, totale, che tutti quanti dovevano accorrere praticamente all'aeroporto. I fratelli avevano preparato striscioni, bandiere, chi aveva dipinto, chi aveva scritto, si erano fatti fare degli abiti apposta, arrivano proprio nel loro abito bianco con il verde, giallo e rosso, anche chi non c'aveva scarpe, però comunque si era fatto fare un abito, anche gente poverissima, capito? Arrivano con le palme, con le palme, proprio a ricordare anche, no, l'ingresso del Cristo in Gerusalemme, come dicono le scritture, perché il clima, il sentimento era questo, così come il Cristo era entrato in Gerusalemme, che era appunto la culla della nascita del cristianesimo, così arrivava Haile Selassie in Giamaica, che è il luogo dove è nato il movimento Rastafari. Quindi c'è questo parallelismo che era molto molto vivo nelle menti, nei cuori delle persone. Quindi parliamo di un'accoglienza che la Giamaica non ha mai visto, e nemmeno Haile Selassie stesso aveva mai visto. Ricordiamoci che 2 mesi prima era arrivata in Giamaica la regina d'Inghilterra, e l'accoglienza che ha ricevuto lei non è nemmeno minimamente paragonabile a quella che ricevette Haile Selassie primo al suo arrivo. Quindi è bello anche vedere un po' questa immagine, ci sono i video su YouTube, ci sono le foto, ma è bello anche descrivercela e magari passarla anche, no, alle persone che ci stanno ascoltando, di queste migliaia e migliaia di persone che aspettano praticamente dappertutto, chi sugli alberi, chi in cima ai tetti dei palazzi davanti all'aeroporto. Cioè addirittura ci fu un fratello che appunto in preda alla gioia andò e tirò giù praticamente la bandiera giamaicana, la tirò giù dal palo e ci mise una bandiera del leone di Giuda. Ecco, questo era una cosa, un crimine che veniva punito con pena capitale, con la morte, sì, in Giamaica, cioè ti sparavano, togliere il vessillo nazionale, ti sparavano poi di quello che loro combattevano in pratica, capito? Quindi siamo davanti proprio a un evento unico, senza precedenti. Vogliamo fare un break? Decisamente. Ormai la scaletta è saltata dalle canzoni, però noi le facciamo sentire lo stesso. Questo è Don Carlos, Just a Passing Glance, sempre solo su Zionet! Just a passing touch of freedom I felt, move it in my soul. And it gives me the feeling that I'm gonna be free. Oh yes. The people did rejoice to hear of the Father's words. A day with him in the sight was like a thousand years. It was a passing glance, that's all I had. A first half hour I faced. It was a passing glance, was all I had. Oh yes, just a passing touch of freedom I felt, moving in my soul. And it gives me the feeling that I'm gonna be free. Oh yes, oh yeah. Oh yeah, oh yeah.
Just a passing glance was all I had. A first Rastafari face. Just a passing glance was all I had. Oh yes. Just a passing touch of freedom I felt. Moved in my soul. And it gives me the feeling that I'm gonna be free. Oh yes. The people did rejoice to hear of the Father's words. A day with him in their sight was like a thousand years. It was a passing glance, that's all I had. A Rastafari's face. It was a passing glance, that's all I had. Oh yes. Just a passing touch of freedom I felt. Moved in my soul. Don Carlos, Just a Passing Glance. E questo, ovviamente, adesso c'è la parte storico-tecnica di Giulio sul pezzo. Cioè, perché c'è questo pezzo in scaletta? Sì, questo Don Carlos lo scrisse proprio per ricordare la visita di Selassie in Giamaica. Just a Passing Glance, quindi giusto soltanto un'occhiata di passaggio. È quella che riceve Don Carlos lì presente all'aeroporto. E c'è Haile Selassie che passa. E lui riesce a dare un'occhiata, ma quell'occhiata, quella frazione di secondo, dentro di lui stimola questo senso di libertà, di grazia, di gioia, di amore, di felicità. Proprio per questo che ho voluto anche consigliare questo pezzo qua, Just a Passing Glance, perché Don Carlos lo scrive proprio per ricordare questa cosa qua. E Don Carlos non è l'unico, questo è un esempio della stessa esperienza che hanno vissuto molti fratelli e sorelle in quell'occasione, ok? Proprio il contatto con Haile Selassie, anche soltanto di un'occhiata di passaggio, di sfuggita in mezzo a tutte quante quelle persone, gli ha cambiato la vita. Ma facciamo un passo indietro, sì. torniamo un attimino all'attesa dei fratelli e le sorelle. Sono lì da ore e ore e ore a cantare, a suonare i tamburi, a recitare i salmi, a cantare e inneggiare. C'erano i chalis, ci sono i fratelli e le sorelle che sono arrivati con i sacchi proprio, ok? Proprio per celebrare questo momento. C'è gente che sta lì e non c'è nessun problema. La polizia non ha il minimo problema, non c'è il minimo impedimento. Nella Giamaica postcoloniale del 66, il Groundation Day, il 21 aprile, è un'occasione di tale grazia, di tale gioia, di tale forza. È Rasta Day, cioè i Rasta non hanno problemi. La polizia è totalmente sconvolta perché non si aspettava i numeri. Non si aspettava l'atteggiamento, non si aspettava l'euforia dei fratelli Rastafari, ma assolutamente pacifica. Non è riportato un ferito, un accoltellato, una rissa, una bottigliata, niente. Cioè, proprio pace, Rasta Day. La polizia non sapeva che cosa fare. Ci sono gli anziani che ci riportano, che ci dicono che i fratelli fumavano, ovviamente, perché sappiamo che fa parte della liberty Rastafari, della pratica di vita, per alcuni anche fumare la ganja, e stavano facendo proprio quello. E un poliziotto che dice all'altro poliziotto: oh, un po' andiamo a arrestare quei due, guarda, hanno acceso uno spliff. E quello gli dice: ma cosa vuoi fare? Guarda quanti sono. Ma lascia stare. Ma cosa vuoi fare, capito? Lasciali stare. Quindi molti fratelli riportano proprio questo nelle loro testimonianze, che era proprio il Rasta Day, il giorno in cui His Majesty arrivava e c'era libertà e comprensione verso i Rasta. Un po' dovuta anche al fatto che appunto la polizia e le autorità non si aspettavano questa accoglienza. Perché? Perché c'era un protocollo. Era stato preparato un protocollo, c'era il tappeto rosso. Vabbè, come quando vediamo adesso, arriva un capo di Stato, c'è la banda che ti aspetta, il ministro, eccetera. Esatto, qualsiasi capo di Stato, ricevimento ufficiale, c'è l'accoglienza, quindi l'ospite deve scendere sul tappeto, poi si avvicina il primo ministro del paese che ospita, c'è tutta quanta questa cosa qua. Ecco, in Giamaica
ogni tipo di programma, ogni tipo di protocollo, saltò immediatamente senza riserve. I fratelli e le sorelle stanno lì in attesa e piove. Aprile in Giamaica c'è quella pioggia che però, una cosa anche molto molto significativa, i fratelli riportano questa pioggia, cadeva, ti bagnava, però tutti quanti andavano avanti. Tutti quanti continuavano con le loro cose, nessuno che diceva ok andiamo via perché piove, tutti quanti continuavano ad andare avanti. A un certo punto cosa succede? Non sapevano da dove sarebbe arrivato l'aereo. A un certo punto c'è un forte forte lampo nel cielo e dopo questo lampo praticamente spunta l'aereo. E a quel punto c'è un roaring generale, c'è un ruggito totale dei fratelli e delle sorelle Rastafari perché vedono arrivare l'aereo. È scritto nelle scritture che come la folgore che si muove da oriente a occidente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Quindi i fratelli e le sorelle sono in totale esultazione. Compare l'aereo delle Selassie. L'aereo tocca terra. A terra l'aereo finalmente e arriva proprio sulla pista d'atterraggio. Ancora era tutto quanto più o meno sotto controllo. Al momento dell'arrivo i fratelli e le sorelle spingono, il pubblico spinge, butta giù le barricate, le transenne e corre fino ad arrivare proprio sotto la pancia dell'aereo. E a quel punto, come ci riportano gli anziani, tamburi, palme, bandiere, chalice, quindi nella piena gioia, stava per presentarsi, proprio per manifestarsi Sua Maestà Imperiale Haile Selassie I. Che cosa succede? Si apre la porta. Ovviamente la situazione è decisamente unica, è decisamente più unica che rara, perché appunto c'è la gente proprio sotto la scala. Nessuno è molesto, nessuno è violento, nessuno, figurati, nessuno vuole fare niente, soltanto questa grande curiosità, questa grande euforia che porta proprio le persone ad arrivare là sotto. Succede che His Majesty non esce subito, ma manda a chiamare Mortimo Planno. Mortimo Planno è un noto anziano Rastafari, uno tra i più noti appunto tra gli Ancient, gli anziani della fede Rastafari. Mortimo Planno sale sulla scala vestito di bianco, His Majesty esce e Mortimo Planno dice alle persone di calmarsi e di fare spazio per far sì che Sua Maestà potesse scendere. A quel punto, quando Mortimo Planno richiama l'attenzione delle persone, la folla si calma, c'è un silenzio, tutti quanti che sono appunto in attesa di sentire quello che dice Planno. A quel punto i giornali giamaicani riportano che Haile Selassie I si commosse, fu preso dall'emozione al vedere appunto quella folla, al vedere tutte quante quelle persone che venivano ad accoglierlo. Haile Selassie I si commosse e pianse. E questo ovviamente nelle menti, nei cuori dei fratelli e delle sorelle richiamò ovviamente il Cristo che piange a vedere le folle. Quindi ecco un altro segno di questa visita. Quindi sin dall'inizio questa visita portava con sé una forte carica profetica, una forte carica mistica anche, certo. Fortissima. I fratelli e le sorelle lasciano passare Sua Maestà e lo seguono fino a dove sarebbe andato. La sera c'era in programma un ricevimento ufficiale al National Stadium. Quindi la folla lo segue e lungo le strade ci sono altre migliaia e migliaia di persone. Ed è proprio in questa occasione, proprio in questo momento, lungo le strade, che una canzone come Passing Glance è nata. Tra i fratelli e le sorelle, molti scettici anche molti giamaicani scettici, che non sapevano, che non credevano, che erano dubbiosi, però gli era arrivato comunque questo messaggio, e vedendo passare Sua Maestà Imperiale, molti ricevono un'occhiata, ricevono un cenno con la mano, e quell'occasione
cambia le loro vite. Migliaia e migliaia di persone, migliaia e migliaia di persone abbracciano la fede dopo questo evento. Vogliamo fare un break con un pezzo che secondo me ci sta a pennello, sempre dalla tua selezione. Non ho sbagliato. Ecco, Early B, Visit of the King Selassie, e poi continuiamo la nostra storia. Boom. Sure. Well, I've seen many world leaders, many heads of state, but none of them impressed me. Like when I was youth, 4, 6, 7 years when King Selassie I visit. 1966, old tight Rastafari safe. Lord, the visit of the King Selassie I, Lord, it was the year 1966. When Selassie I made a visit, me say Rasta make the wicked them look like rubbish. One, thousand of people judge and know the crowd take. It was good weather but the rain did a drip. Me say every dreadlock a burn up a cliff. Say when the plane land me hear the Rasta music. Say rain stop fall, rainbow come quicker. Up on the plane wing a flock a white bird bitch. Selassie come out with him lion and him stick. In a military clothes with the sword on him hip. He was a small man about 4'6". Babylon them have to run, them couldn't stand it. Because the airport come like Rasta distress. Me say toes and a chalice, me say toes and a script. When Selassie I speak, him not speak English. He speak the language called the Arabic. Enough man get frightened, enough man get panic. Cause when it come to language, I just know 56 now. Home on me yard, me reach a stadium. Figure Selassie chant Babylon Kingdom. Say Rasta ball head, say old and young. Say who no have no seat, them sit down pon the ground. I was a small man, but me have me wisdom. It's the first thing of me life, me see so much ganja bun. The Babylon mix, them couldn't lock way down. Inside the stadium was God's only son. Him hold up him and the ganja start burn. Can we name get up the place turn upside down. Pure lightning and thunder round the stadium. When Selassie I come, the herb did burn. But now him gone home, them a run with dung. It name the visit of the King Selassie I. Lord, it name the visit of the King Selassie I. When it was the year 1966. In a the year when Selassie visit J.A. for only 3 days. Him come in a April, him no come in a May. Every factory locked down, every game stop play. Man stop bone sick, your man a fling with quaving here. Pure sense him in a sleep and Charlie spoon all day. Ethiopian Orthodox and 12 tribes on my play. Say thousand of people line up along the highway. Of government, police, parliamentary. Early B, Visit of King Selassie, proprio yes. Quello di cui stiamo parlando. Questa insomma, è chiara dal titolo, quindi ci abbiamo poche spiegazioni. Descrive proprio quello che stiamo dicendo noi: 12 Tribe, Bob, Naya Bing, tutti i Rasta che sono i tamburi, Chalice, migliaia di persone lungo la strada. È la descrizione di quello che abbiamo detto noi. L'arrivo proprio di His Majesty che scende dall'aereo, molti si aspettavano, sai, avevano sentito parlare, cioè, del dio dei Rasta, molti si aspettavano che uscisse tipo un gigante, capito? Sì. Che uscisse qualche personalità proprio grossa fisicamente. Invece sappiamo tutti che His Majesty era una persona anche minuta, no? Proprio perché non era la forza fisica che doveva, certo, che doveva manifestare, ma una forza spirituale, divina anche, no? Secondo i Rasta. Quindi molti sono stati sconvolti anche da questo fatto qui, che appunto His Majesty fosse anche di statura minuta. È questo che descrive anche Early B. Quindi siamo praticamente all'arrivo, siamo nel pieno dell'arrivo, nel pieno di questo miracolo proprio. In Giamaica nel 21 aprile del 66 cosa succede? Che incomincia la visita, proprio la programmazione ufficiale della visita, quindi National Stadium. His Majesty viene ricevuto ed intrattenuto con i tamburi Naya Bingi. Count Ossie and the Mystic Revelation of Rastafari sarà uno dei gruppi che appunto si esibirà davanti a Sua Maestà.
che non è da poco, perché Count Ossie Mystic Revelation of Rastafari, gruppo storico, formazione storica di Rastafari, fratelli di Rastafari, che suonavano appunto percussioni Naya Bingi. Ricordiamo, Naya Bingi è il ritmo della musica sacra, delle cerimonie sacre dei Rastafari, ok? Quindi è un ritmo di origine africana, ovviamente, che è stato reinterpretato e codificato dai fratelli e sorelle Rastafari in Giamaica, ed è il ritmo che viene utilizzato nelle cerimonie Rastafari, quando si pregano, quando si recitano, quando si cantano i salmi e i vari chant, come vengono chiamati appunto i canti sacri delle cerimonie Rastafari. Quindi i Mystic Revelation si esibiscono davanti a Sua Maestà. Cosa succede? Che ovviamente c'è un programma della visita. Questo programma viene fantasticamente colorato, no? Di modifiche. Perché? Perché Sua Maestà invita i fratelli Rastafari a pranzare con lui e con gli altri dignitari, con i politici, con il primo ministro, niente di meno che a King's House. King's House è il parlamento giamaicano. Haile Selassie fa questa cosa qua, che sconvolge ovviamente tutta quanta l'elite giamaicana, la società in generale. I fratelli Rastafari vengono chiamati a pranzare. Cioè, i Rasta non potevano nemmeno passare davanti a King's House. Venivano arrestati, venivano mandati via, c'erano fuori le guardie con le baionette. Ci si ritrova in un'occasione fantasticamente paradossale, in cui al tavolone c'è il primo ministro, c'è Sua Maestà, ci sono i politici, ci sono i vari affiliati, ok? C'è tutta quell'elite che voleva vedere il movimento Rastafari negato. Ci sono loro che pranzano insieme ai fratelli Rastafari, quindi agli ultimi della società, ai più poveri della società, ai reietti e ai perseguitari. Quindi capite che questa mossa totalmente inaspettata non fece altro che confermare ai Rastafari che lui era proprio chi loro pensavano che egli fosse, il Messia. Perché non solo viene, ma che cosa fa? Porta i Rasta addirittura in Parlamento. Era la prima volta che un Rasta entrava a King's House. Non soltanto, His Majesty chiede di avere degli incontri privati e pubblici con i Rasta. Questa fu un'altra cosa notevole. Non soltanto, His Majesty porta dei doni ai fratelli Rastafari. Questo è molto interessante. Questo. Porta dei doni, consegna a ognuno di loro delle medaglie d'oro. Delle medaglie d'oro. Mentre invece agli altri dignitari giamaicani gli porta anche dei doni, no, magari meno ufficiali, tra virgolette, dei souvenir, dei regali, il regalino di casa. Sì, mentre invece ai Rastafari consegna delle medaglie a ognuno. C'era lì Prince Emmanuel, c'era Douglas Mack, Alvaranga, c'erano tutti quanti i nomi di leader, se vogliamo, delle varie comunità Rastafari, che vengono ricevuti, parlano con His Majesty. His Majesty, un'altra cosa molto interessante è che durante tutta quanta la visita si serve di un interprete, quindi parla in amarico, l'interprete traduce in inglese. Quando parla con i fratelli Rastafari parla in inglese. C'è addirittura il Daily Gleaner, che riporta il fatto che Sua Maestà parlasse in inglese con i fratelli giamaicani. C'è una frase che lui dice a Douglas Mack, che è un noto anziano Rastafari, e gli dice: sono contento per quello che tu hai fatto, hai compiuto un lavoro assolutamente importante. You have done a purposeful work.
Quindi in inglese His Majesty dichiara ai Rasta che hanno compiuto un lavoro carico di importanza. Così come ci sono altre testimonianze di questi incontri, di questi dialoghi. Ad esempio, quando His Majesty chiede perché portassero i dreadlocks. E allora un anziano, Kongo Watto, un'altra personalità, diciamo, della storia Rastafari, Kongo Watto gli dice: beh, portiamo i dreadlocks perché è un voto biblico, e cita i numeri 6, che è appunto il capitolo delle scritture dove c'è scritto, dove si parla dei dreadlocks e del voto appunto del nazireato. E Sua Maestà dice: ah, ok, allora lasciate in pace i Rasta perché sanno quello che fanno. Dice così. E poi continua dicendo una frase che è rimasta scolpita, no, nella storia della Giamaica e del movimento Rastafari. Holy priests, traitors and warriors, be still and know that I am he. Sacerdoti, traditori e guerrieri, sappiate che io sono egli, che io sono lui. Be still and know that I'm he. Questa fu una dichiarazione che riportò il giornale in Giamaica, e ovviamente agli occhi di Rasta era una chiara conferma di quello che era il loro credo, le loro convinzioni. Riferendosi appunto a Holy Priest, i sacerdoti, quindi la Chiesa, la cristianità. Traitors, i traditori. Chi erano questi traditori? Erano i politici. La politica giamaicana era basata appunto sul tradimento, sul tradire le persone. I politici avevano tradito proprio la povera gente, vendendola. Warriors, le autorità, l'esercito, la polizia, che avevano perseguitato anche i Rastafari. Be still, fermatevi e sappiate che io sono colui. E questa ovviamente lasciava poco spazio all'interpretazione per i fratelli e sorelle del Rastafari e ovviamente per il resto della società. Siamo nel centro proprio, siamo nel magma, siamo nel... Non lo so, vogliamo fare un altro break con sempre un pezzo che era in scaletta o... Vai, come no? Dici? Allora, assolutamente. Il prossimo che ci abbiamo è signor Peter Tosh, Rasta Shook Them Up, e poi dopo ne riparliamo sempre solo su Zion. Bam. Seal up. Rasta shake them up, so good. Rasta shake them up, so nice.
time, Rasta shook them up, see them. Rasta shook them up. The wicked will stay, get their eternal pain. Rasta shake them up, watch them. Rasta shake them up, see them. Peter Tosh, Rasta Shook Them Up, lui è stato chiaramente uno dei componenti dei The Wailers, fondatori, insieme a Bob Marley e Livingston, e tra l'altro uno di quelli che il messaggio lo ha passato, diciamo così, a un po' di persone. In particolare, ecco, proprio anche un po' il testo sotto del pezzo qua, mi devi venire incontro tu, Super Giulio, vogliamo commentare un po'. Beh, Rasta Shook Them Up è scritto proprio per quell'occasione, anche questo non a caso lo passiamo questa sera. Cioè Rasta li ha scossi proprio, perché dice new days are a go and we have a wonderful time, Rasta shake them up, so good please, everybody was jumping and shaking their body life, so mighty, so dreadful, Rasta shook them up. Cioè dice una giornata di festa, comunque, è una giornata di euforia totale. Quei tre giorni in Giamaica furono gioia pura, euforia. E Peter Tosh dice proprio questo: tutti che ballavano, che saltavano, eh? Cioè il Rasta proprio li ha scossi, proprio li ha mossi. Intendendo dire, cioè, sia che ha fatto muovere proprio le persone, ma anche proprio ha scosso la società, ha scosso proprio l'immaginario comune. Questo evento è rimasto proprio scalfito nelle memorie dei Rasta e non Rasta. È rimasto come una cosa indimenticabile. Dice: our father wept just to see where his children slept so nice. Dice: il nostro padre pianse semplicemente nel vedere dove i suoi figli avevano dormito. Old Babylon trembled to look at our father's face, so mighty, easy as that. Cioè, la vecchia Babilonia la grande, tremò nel vedere la faccia di nostro padre, il suo volto, così potente, easy as that, così semplice. Cioè, fu una cosa talmente semplice, ma allo stesso tempo talmente significativa, che la gente quasi non aveva parole per descrivere questo evento qua. E allora l'arrivo all'aeroporto, i Rasta che vengono invitati a King's House, le conversazioni, i regali, le medaglie, ma poi le esperienze personali. Noi abbiamo testimonianze degli anziani, perché è fondamentale sempre ricordarsi che gli anziani sono coloro che possono passarti il messaggio, l'esperienza, l'insegnamento. Ras, IQ la Tafari? IQ la Rastafari, che è un celebre cantante, artista, nonché membro dell'Ethiopian World Federation, un fratello Rastafari da moltissimi anni, che ha passato, che lui fa parte di quelle generazioni che per vivere la Liberty Rastafari andavano in cima alle colline proprio e vivevano a contatto con la natura per anni e anni e anni, lasciavano la famiglia e sin da bambini e ragazzini andavano in mezzo al bosco, vivevano lì, vivevano una vita spirituale, no? Una vita di fatto di contatto appunto con il creatore, con la natura, con gli altri fratelli, e questo per entrare sempre più nella Liberty Rastafari. Akula ci dice che quando era lui bambino, nel 66, lui era piccolino, non vide Sua Maestà in Kingston, all'aeroporto, bensì sulle colline, perché His Majesty espresse la volontà di fare un giro all'interno della Giamaica usando il treno. Ancora c'era il treno in Giamaica, ora non c'è più. E quindi andò a visitare tutti quanti i posti in collina, praticamente, anche. E lì la gente arrivava. IQ la corre da casa sua per arrivare all'arrivo del King. E quando arriva, il treno si ferma. Lui tra la folla riesce a intrufolarsi. Si prende la sua posizione. Quando si apre la porta, praticamente, e sta per scendere His Majesty, arriva una ventata fortissima che fa volare via i cappelli dei soldati che stanno lì, dei poliziotti, la polvere si alza,
lui lo descrive come un turbine, come un tornado praticamente. E quando Sua Maestà incomincia a camminare, vede che non tocca per terra praticamente. Cioè sta camminando a mezz'aria. Lui, preso da questa cosa qua, sconvolto il bambino, a un certo punto si sente tirare su, e c'è un anziano Rastafari che lo prende e lo mette sulla spalla e dice: tu sei benedetto in questo giorno perché da bambino puoi vedere questa cosa qua. Osserva. Akiu l'ha preso da bambino, appunto, da questa eccitazione, da questo stupore, anche timore, scappa via, va dalla mamma, corre, la mamma lo vede arrivare e dice: cioè, figlio, che hai fatto? Che è successo? Dice: guarda, ho visto il dio dei Rasta, è un mago, perché cammina a mezz'aria. Allora la mamma gli dice: ma sai, le profezie dicono che quando Dio sarebbe arrivato in un turbine d'aria, in un tornado. Da quel momento Akiu la sa che quello era il dio che avrebbe dovuto seguire. Da lì a poco avrebbe intrapreso la sua strada, sarebbe andato in collina con i fratelli e le sorelle, avrebbe vissuto proprio in the Wizzy Jungle, nella giungla proprio, per anni e anni e anni, per radicarsi in questa fede, mangiando e cucinando le cose che ti dava la natura. E è una persona che tuttora è in giro per tutto il mondo a diffondere il messaggio Rastafari. E così come la sua esperienza, ce ne sono state di altre, di persone che ora sono anziane, ovviamente. Per cui questo evento ha delineato tutto il resto della vita. Quindi anche qua un momento molto mistico. Molto nel descrivere mistico. Anche l'arrivo, mi è piaciuto, molto scenografico. Cioè sembrano delle scene di un film, nel senso che è proprio il loro film, possiamo dire, cioè di quelli che ci sono stati e che poi hanno contribuito pure a diffondere ancora di più il messaggio. Assolutamente sì. Insomma, molto interessante, ragazzi, su, siamo un po' a bocca aperta, così è molto piacevole. Io vi ricordo che andiamo avanti un altro po' con questo speciale, non sarà l'unico, ne faremo di altri. Intanto ringrazio tutti gli amici che ci stanno seguendo. Anche quelli svenuti. Sto morendo, non un po' d'acqua. Ecco, bevi. Dicevamo, vogliamo continuare, cioè lui, questo è il secondo giorno praticamente che lui era in Giamaica. Esatto, e... arriva a Montego Bay poi, il 23, quindi l'ultimo giorno, va a visitare Montego Bay. Lì c'è una situazione un po' diversa invece, perché la polizia non fu così accondiscendente come era stata a Kingston. Quindi la polizia a Kingston era rimasta spiazzata, sconvolta, bloccata. A Montego Bay, due giorni dopo, il 23, si rifà e praticamente scoppiano dei tafferugli, praticamente, perché vogliono impedire ai fratelli Rastafari di arrivare proprio vicino al King. Quindi bloccano la strada. Haile Selassie comunque va a quella che ora si chiama Sam Sharp Square, che appunto è la piazza principale lì di questa zona di Montego Bay, dove tuttora c'è proprio lì nel palazzo, diciamo, comunale, diciamolo così, c'è la mostra Rastafari and Majesty Exhibition, che è una mostra sul movimento Rastafari che tuttora è visibile lì a Montego Bay in Sam Sharp Square. Quindi Sua Maestà arriva a Montego Bay, da cui poi sarebbe partito, perché sarebbe ripartito da Montego Bay, era arrivato a Kingston, sarebbe ripartito da Montego Bay il 24 mattina, quindi il 23 era l'ultimo giorno praticamente per visitare l'isola. E lì purtroppo ci furono un po' di scontri, perché la polizia si aizzò praticamente contro i fratelli Rastafari, e ci furono percosse, ci fu anche violenza, cioè furono presi proprio a bastonate i fratelli. Quindi questo fu un episodio sicuramente spiacevole, che però fu, come dire, ebbe un suo senso, purtroppo, anche se è difficile, perché appunto i fratelli presero le bastonate, ma comunque era la conclusione di un percorso, di una visita in Giamaica, in cui, anche se i fratelli avevano preso in questa ultima giornata le bastonate, però a livello nazionale e poi a livello mondiale i fratelli erano stati liberati.
Era stato un successo. Era stato un totale successo. A Montego Bay ci furono addirittura fratelli che sfilarono con questa grande barca che stava fecero proprio questa barca come tipo come se fosse un carro, tipo un carro delle sfilate carnevalesche, no? Una grande barca tutta verde, giallo e rossa che stava a significare la volontà di rimpatriare in Africa. Ricordiamo che uno dei principi del movimento Rastafari è la repatriation, quindi il rimpatrio in Africa. I fratelli e le sorelle a un certo punto vogliono tornare proprio fisicamente in Africa, che è la madre terra da cui tutti quanti discendiamo, anche se siamo di pelle bianca, anche se abbiamo i capelli biondi, anche se siamo asiatici, comunque discendiamo dall'Africa. Ecco, a Montego Bay ci sono poche rare foto dell'epoca che immortalano appunto questi fratelli con questo barcone, questa float, che stava a significare proprio il desiderio di rimpatrio nella madre terra. Ecco, sabato, pochi giorni fa, il 23 proprio, si è tenuta a Samshap Square una giornata e nottata commemorativa di questo evento qui, dove c'erano tantissimi fratelli e sorelle, anziani, testimoni dell'epoca. Era bello vedere proprio gli anziani che ricordavano proprio quella giornata a 50 anni di distanza, e tamburi, e poi la notte sound system, tutta la notte praticamente. Ma ti chiedo una cosa, per chi volesse approfondire, farsi un po' di letture, cioè tu c'hai da consigliarci qualcosa, che ne so, un libro oppure qualche sito specifico dove poter approfondire un po' queste cose, ecco. Ma guarda, sicuramente in italiano ci sono delle buone fonti. C'è il sito della Federazione delle Assemblee Rastafari in Italia, che è www.ras-tafari.com, e lì c'è una selezione di materiale, di documenti anche dell'epoca, che appunto possono fornire tante informazioni. E poi ovviamente pagine di giornale, ci sono descrizioni anche della visita. Guarda, io consiglierei vivamente wisemindpublication.com. È una publishing company che è gestita proprio da un fratello, un anziano, Ras Flaco, che poi è il fratello che ho intervistato anche pochi giorni fa proprio in merito alla visita di Sua Maestà Imperiale in Giamaica. E Ras Flaco ha questa publishing company dove si occupa soltanto di testimonianze, soprattutto degli anziani rastafari. Quindi lui va in giro variamente tra i vari anziani a raccogliere i loro ricordi, i loro messaggi, le loro testimonianze, e molti di questi parlano dell'arrivo di Haile Selassie in Giamaica. Quindi wisemindpublication.com, lì si possono acquistare proprio gli ebooks, cioè ti arrivano proprio nell'email, sì, gli ebooks, e sicuramente le fonti, no, dirette sono spesso quelle più attendibili, no? Sicuramente quelle più interessanti. Tu hai fatto già pochi giorni fa, forse proprio il 23, quando era il 23 proprio, sì, un'intervista su una radio, web radio americana, insomma, e hai avuto modo proprio di intervistarlo, no? Lui, Ras Flaco, sì. Cioè, innanzitutto, tu che domande gli hai fatto? Ma qual è la curiosità più, la cosa più sfiziosa che hai voluto chiederti, insomma, a lui? Ecco, certo, in qualità di intervistatore. Assolutamente. Beh, Ras Flaco, a parte che diciamo collaboriamo un po' su diversi campi, nel senso a livello culturale, è stato anche invitato all'House of Rastafari la scorsa estate al Rototom Sunsplash, che è appunto lo spazio culturale del movimento Rastafari all'interno del festival. Quindi con lui abbiamo fatto una serie di conferenze, di interviste. Quindi diciamo c'è questa collaborazione attiva, e per me è stata una grande gioia intervistarlo riguardo appunto al Groundation Day. Perché lui è uno che va casa a casa a intervistare gli anziani che erano presenti, quindi lui ha riportato le testimonianze di altri, e lui per esempio ci parla di anziani che al tempo erano ragazzini e hanno
costruito, hanno collaborato, aiutato a costruire la carrozza, la macchina che avrebbe portato His Majesty. Esperienze del genere, fatti anche molto semplici, molto diretti, molto quotidiani. E poi ovviamente ti dà un'interpretazione di tutti quanti questi fatti, un perché. Perché Rastafari c'è Word, Sound and Power, quindi c'è la parola, ma c'è il suono, ma c'è anche l'interpretazione dei fatti. Ogni cosa ha un motivo. E per comprenderla è bene che ti venga anche spiegata a volte questo motivo. E chi meglio se non un anziano? Quindi lui ci ha parlato dell'impatto che questa visita ha avuto sul movimento Rastafari internazionale, sulla società giamaicana, sulla popolazione di discendenza africana mondiale, quindi sulla diaspora in generale, e anche sulla musica reggae, che è un po', diciamo, questo è un po' l'argomento con cui chiuderemo anche questa sera, anche il nostro incontro, perché è stato bellissimo, è importantissimo raccontare l'evento passo per passo, però è fondamentale ragionare sulle conseguenze di questo evento, cioè non è una cosa che è finita lì, ecco. Certo. Perché se adesso noi anche siamo qui, Zionet, passiamo musica reggae, abbiamo il verde, giallo e rosso, parliamo di queste cose, e anche perché è avvenuto il 21 aprile del 66, il Groenation Day. Quindi le conseguenze di quell'evento, volenti o nolenti, le stiamo vivendo anche adesso. Si riflettono anche ora. Facciamo un break, ci ascoltiamo Bob Marley. Questa è sempre la tua selezione, Selassie is the Chapel. Sempre solo su Zionet. Bob. Selassie is the Chapel. Oh, word of the Trinity. Build your mind on this direction. Serve the living God and live. Living God, living God. To Selassie, oh, is the only King of Kings. Triumphantly we all must sing. All must sing. All must sing. I search and I search. Great book of mine. In the revelation, look what I find. Il Selassie is the. Questa è quasi una preghiera, no? Sembra.
Beh, lo è in effetti, lo è. Selassie is the Chapel, questo è il primo pezzo esplicitamente rastafari di Marley. 1968, quindi pochissimo dopo la visita, che ebbe un effetto anche su Marley, perché tramite Rita, perché Marley era in America, ma Rita era presente invece, tramite Rita e tramite i racconti di tutti gli altri suoi amici, fratelli, quelli che erano rimasti in Giamaica, fu molto colpito ovviamente dalla visita di Selassie e abbracciò la fede pienamente. Alla fine degli anni 60 scrisse Selassie's The Chapel con Mortimo Planno, appunto l'anziano Rastafari di cui parlavamo prima, questo leader molto importante. E Selassie's The Chapel dice proprio: build your mind to this direction, he's the only living king. Rendi la tua mente, metti la tua mente verso questa strada, porta i tuoi problemi alle Selassie, bring your trouble to Selassie, cioè quindi affidati a lui. Selassie is the chapel, quindi è come il nostro tempio, è la nostra cappella, è la nostra chiesa. E ecco, questo è un esempio, perché abbiamo scelto anche questo pezzo qua, perché è un esempio di come anche la musica giamaicana abbia avuto un impatto totale anche grazie alla visita di Selassie in Giamaica. E la musica giamaicana poi è diventata musica mondiale, perché adesso il reggae lo suoniamo dappertutto. Il reggae, siamo in un momento storico che influenza il reggae, influenza anche la musica pop, certo, influenza l'hip hop tantissimo, il basso e il beat, le sonorità reggeggianti. E quindi se tutto ciò è successo è anche perché la Ground Nation, la visita di Selassie in Giamaica, ha portato liberazione. Cioè il popolo Rastafari, che abbiamo descritto bene prima, aveva sofferto tanto. Una volta che arriva Selassie si sente sollevato, si sente liberato, le persecuzioni incominciano a diminuire, la gente sui giornali incomincia a dire: ma comunque forse dovremmo rivedere la nostra opinione verso i Rasta, forse non sono così male come dicevamo, forse non tutti sono, sai, degli scandalosi, non sono una vergogna, ma incominciamo ad allungare l'orecchio verso quello che dicono. Leggevo l'altro ieri un articolo sul Daily Gleaner, famoso giornale giamaicano. Questo noto giornalista diceva: la Giamaica non ha mai avuto così bisogno dei Rasta come ora. Lui diceva: noi dobbiamo ringraziare il movimento Rastafari, perché senza di esso non sapremmo veramente dove saremmo adesso. Ma cosa è successo? Che nella storia abbiamo perseguitato i Rasta e abbiamo fatto entrare invece i pirati. E si riferiva, dicendo i pirati, si riferiva all'America capitalista, imperialista. Ma soprattutto l'America con una cultura di edonismo, di bling, che si basa totalmente su principi opposti, che infatti non sono principi, è sull'assenza di principi, rispetto invece a quello che i Rasta hanno predicato e messo in pratica dagli anni 30 fino adesso. E questo giornalista diceva: ma i nostri ragazzi adesso, che crescono appunto in questo clima di dancehall poppeggiante, dove si parla di donne, di soldi, di bling bling, oro e catenoni e pistole, cioè, ma i nostri giovani come crescono? Quali principi possono avere? Ma non dobbiamo invece allora forse tornare a bussare la porta agli anziani Rasta, che invece ci dicevano: guardate che i valori nella vita importanti non sono i soldi, e non è soltanto ciò che tu possiedi, ma è l'amore, la libertà, la tua salute, la tua famiglia, le persone che ti circondano, i tuoi affetti, il rapporto che hai con
con la natura, col tuo benessere, con te stesso. Ma non dobbiamo forse tornare a bussare le porte a loro? Ecco perché chiudeva dicendo: la Giamaica non ha mai avuto più bisogno dei Rasta come adesso. Quindi siamo davanti a un evento, quello del 66, che ha cambiato le sorti. Ha cambiato le sorti del movimento Rastafari, perché dalla fine degli anni 60 in poi c'è stata un'esplosione. Pensiamo a Marley, pensiamo ai Rasta che sono andati in Inghilterra. Rastafari è diventato una cosa internazionale, non più giamaicana. Le varie comunità hanno incominciato ad avere delle delegazioni, dei distaccamenti, delle branches a Londra, a Toronto e poi a New York, e quindi il movimento si è diffuso. Pensiamo in Giamaica, i fratelli Rastafari hanno incominciato ad essere assunti, no, nei lavori, all'università, i bambini hanno potuto incominciare a studiare. Non potevi andare a scuola se avevi dreadlocks, impossibile. Non potevi essere preso ad un lavoro se portavi la barba, impossibile. Da quel momento invece la rivoluzione cambia. Perché? Perché Haile Selassie, che è il champion of human rights, che è il padre dell'Africa, Haile Selassie viene e ti invita i Rastafari con lui a sedere in mezzo ai politici e tutto quanto. Cioè quest'eco ha continuato a risuonare per anni e anni, finché non siamo arrivati poi agli anni 70, l'esplosione del movimento Rastafari grazie a Marley. E allora su 5 persone 3 erano dreadlocks in Giamaica. Bibbia, Salmi, Roots Music, esplosione di culture, roots and culture, questo movimento di, no, roots, riporta le tue radici, quindi look to Africa, black pride, black nationalism, questo orgoglio di essere, no, appartenente all'Africa e non invece di essere un africano che tenta di sbiancarsi il più possibile. Tutto ciò poi negli anni 70 è esploso, e questo eco poi ha coinvolto tutto quanto il mondo. Tutto il mondo. La particolarità è che non si è fermato a chi credeva, esatto, della Rastafari, ma è arrivato proprio come modo di agire, di vivere, cioè una vita un po' migliore, no? Ti dava un po' la spinta per vivere meglio, almeno è il messaggio che Marley ha contribuito a dare. Assolutamente. Poi, e ci sono tantissimi live, concerti che vediamo, testimonianze, insomma, dei ragazzi che erano presi benissimo. Poi lui faceva dei concerti molto riflessivi, anche dava sempre una parte molto discorsiva allo show, e quindi andatevi a ricercare anche questi. Insomma, non so a che punto siamo arrivati, perché abbiamo anche un altro pezzo che tu mi avevi consigliato di passare, è sempre Visit of His Majesty, Jalili, non so, lo vogliamo ascoltare, poi concludiamo. Assolutamente sì, questo è Rastai Vita Fare. Wow. Yes, I... His Imperial Majesty, Emperor Haile Selassie I, came to Jamaica on the 21st of April, 1966, in what is recorded in history as the most tumultuous welcome ever afforded to a head of state. It was the best 3 days in the history of Rastafari.
only priest warriors and traitors be still for I am he. These were the words King Selassie I said in April 66. These were Vis Majesty, e questa era un altro, la selezione, ecco, finisce con quella che ci ha proposto Ras Giulio. Mi dicevi che Ras Ivy, Ivy è l'artista che sentite cantare, e queste sono le sonorità nei Bing di cui abbiamo parlato prima. Yes. Ancora non avevamo fatto ascoltare nulla. Mi dicevi, questo è uno dei pochi dischi proprio dedicato a Naya Bing, cioè non è proprio... Sì, Naya Bing non è ovviamente un genere che esce così tanto, sì, insomma, nelle chart. Esatto. Rihanna, Naya Bing... No, non è che esce il tormentone estivo. Il tormentone estivo è Naya Bing. Non c'è, no, però comunque è una cosa molto importante, noi ci scherziamo. È molto importante, è la musica sacra con cui noi preghiamo praticamente, cioè questo ritmo... Tum, tum. Tum, tum. Questo è chiamato the heartbeat, perché appunto richiama proprio il ritmo del cuore, ma allo stesso tempo è come le zampe del leone, che vanno una avanti e una avanti all'altra. È come un camminare, quindi è un do good, viene chiamato anche do good, fai bene. È un ritmo universale, quasi un grande karma, è quasi un grande mantra, un grande cerchio che ritorna. Ok, questo qua è un po' il significato del Naya Bing, questo do good, che è poi il succo del messaggio Rastafari anche, no? Fai bene, vivi bene, fai bene a te stesso, fai bene alle persone intorno a te, fai bene alla creazione, fai bene in questo destino, in questa vita che hai a disposizione, vivila bene, do good. E questa è la base anche, musicalmente parlando, è la base anche del reggae, come diceva appunto Mr. J prima, ovviamente il Naya Bing è la base anche delle sonorità reggae, la base del roots, la base del One Drop, Naya Bing nasce da lì, no? È tutto quanto lì. La ritmica, vedi? Sottovaluti. Io sottovaluto sempre la ritmica. Siamo in conclusione. Questo viaggio è quasi terminato. Sì. Ho appena iniziato, dipende come, esatto, come vogliamo vederla. Ci piace anche la seconda versione. Sì. Ricordiamo che ne faremo altri di questi speciali, poi vi faremo sapere quando. Esatto, questo è un po'. Sono delle occasioni, sì, magari, sì, in cui ci fermeremo anche un pochino a parlare di tematiche legate alla musica reggae, alla musica roots, però ecco un pochino più da parlare, su cui riflettere, certo, certo. Quindi no, cultura e storia. Ricordo che, insomma, per magari seguire bene tutti i passaggi, perché insomma capisco che magari uno ha bisogno di risentirla, c'è tranquillamente il nostro podcast da domani
lo ritroverete nei nostri contenuti extra e insomma avrete modo di riascoltare o di averlo giù in download, Spreaker, perché insomma Facebook, siamo dell'idea comunque. Certo che sono contenuti che vanno divulgati il più possibile per Spendi message esatto. Bravo, oh, Mr. J, stasera le mandate tutte Ruzza in calcio ma è quello. C'abbiamo la conclusione del pochi minuti e beh, cosa possiamo dire? Che ritorniamo al titolo, facciamo un po' il cerchio, la chiusura del cerchio, la visita, no? Mi viene così da riflettere in conclusione. La visita è in questo caso è liberazione. È stata proprio una liberazione politica, sociale, di fede, culturale soprattutto, come abbiamo detto. La visita è stata anche salvezza. È stata anche una redenzione, se vogliamo, no? Rastafari dice che non devi aspettare di morire per andare in paradiso, ma devi cercare il paradiso, il tuo paradiso, qui sulla terra. In questa vita che hai, questa tua stessa vita, è già una proiezione del paradiso, se vivi bene. Per i fratelli Rastafari questa visita fu salvezza. Nelle scritture anche troviamo che spesso Dio salva il proprio popolo attraverso una visita. Pensiamo a Mosè, pensiamo ai profeti, pensiamo a Israele, a tante tante realtà. Quindi c'è già, i Rasta non si sono inventati nulla. Esiste già questa cultura, esiste già questa visione. La visita però che è stato un richiamo per la Giamaica a svegliarsi. È bello se noi la interpretassimo anche come un messaggio personale a noi. Cioè, facciamoci risvegliare anche dalla musica, dalla roots music, dalla cultura che esce, no? dal messaggio e dai principi che escono dalla musica reggae, anche se non sei rasta. Cioè, cerchiamo di cogliere il messaggio positivo. Non bisogna per forza essere rasta per vivere bene, vivere in questo modo, e questo è un po' il senso che io mi permetto di dare anche un po' a questa occasione, a questo intervento, no? Quindi viviamola così, come la visita del bene, la visita del positivo, la visita di questi buoni principi attraverso la musica roots, che è quella che ci piace, quella che noi spingiamo e che è per noi non soltanto una forma di intrattenimento, ma anche proprio di cultura e di conoscenza. Direi che chiusura migliore non poteva esserci. Non si poteva fare. Chiaramente, se avete domande sulle future riproposizioni di questo podcast, potete farcele. Certo. Saremo felici di girarle a Giulio qualora fosse molto specifica, diciamo, certo, così. Noi se non sappiamo rispondere, sì, noi, non sappiamo rispondere, ecco. Noi, e quindi insomma io ti ringrazio, volevo un po' citare un po' tutti gli sponsor, poi abbiamo 2 minuti per dire un po' di serate tutto che faremo in giro. Innanzitutto ringrazio te per la disponibilità, perché ripeto, non è tutti i giorni poter avere un confronto simile. Oh, sì, e questo, certo, insomma, grazie a voi, grazie di cuore a voi, a Zionet e a tutti quanti i partecipi. No, non ti volevo, no, te lo volevo dire, alla Liberty Creation, che tu rappresenti, e insomma tutti gli amici che ci hanno seguito. Volevo ringraziare i nostri sponsor come Mr. Sneakers, Misticanza e scordo qualcun altro, Mr. Fiat. J, cioè sul login. Seguite le nostre serate, che si chiamano Blaze Up, le facciamo un po' in giro per Perugia. La prossima, sei impreparato. Lo sai, 4 di maggio sarà Caffè Morlacchi, la presentazione di White, che è il progetto di Pablo Raster e Sandro Paradisi, un dub elettronico con aggiunta di fisarmonica, molto molto figo, sperimentale, e noi siamo felici di ospitarlo. Poi ci sarà una data molto importante 2 settimane dopo, ossia... ma non ne parliamo. 11 maggio, Mr. Joint, quando è Bascia. Lo dice basso, dillo bene. Vedi? Dillo bene.
Mr. Giant Bird dei Bash. Indefinito ancora, ma ve lo faremo sapere. Ospiti speciali. Rimanete connessi sulle nostre, insomma, web frequenze, web social. Non abbiamo capacità. Siamo tutti. Siamo comunque su Facebook, seguiteci. Scrivete Zionet, scritto Zionet. Boh, io non lo so. Grazie. Che dire. In conclusione, ci diamo appuntamento ad un prossimo speciale. Vi faremo sapere quando, chiaramente il mercoledì a volte ci sono le serate in giro per Perugia, quindi rimandiamo alle settimane successive. Ma ricordiamo anche venerdì c'è la serata ex mattatoio. Esatto, il lunch party. Movement, lunch party del Rototom. Abbiamo parlato prima. Tra l'altro, Rototom è a Danai e verranno anche i fratelli di A Star Bene. Grande, li salutiamo, altra web radio romana. E quindi Rototom, vedi, si chiude un po' anche quello che abbiamo detto stasera, tutto ritorna. E niente, io ti ringrazio, siamo proprio in chiusura rapida. Io saluto con un pezzo che è bellissimo, che Jay lo mette sempre 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 alle serate. Questa è Bob Marley and the Wailers. Ci tocca perché ci è così, tocca per va forza. Così Rastaman Live Up, ci vediamo, anzi ci risentiamo fra qualche settimana. Un abbraccione, grazie a tutti, ciao 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 ciao, 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 ciao. In
Radiofonica.com.